Partito. Descrivi il tuo look. Che tipo di vestiti ti piacciono? Mi piacciono dei vestiti semplici e nello stesso tempo colorati, che danno all'occhio, che ne so, che te colpiscono. Si sa che noi ragazzi in genere seguiamo le mode e la musica del nostro tempo, così per distinguerci, ma anche per comunicare alla società dei messaggi precisi. C'erano gli hippie, i figli dei fiori, che con le camicie colorate, i primi jeans, i capelli lunghi, contestavano la guerra e predicavano la pace e la non violenza. Negli anni 70 invece sono arrivati dall'Inghilterra i punk. Mostravano il loro disprezzo verso la società, tatuandosi e bucandosi orecchie, guance e sopracciglia. Usavano vestiti strappati e scarponi Doc Martens, catene al collo, giacche di pelle con scritte spray e spille. Ma soprattutto tagliavano i capelli in stile moicano e li tingevano di tutti i colori. I dark dei primi anni 80 preferivano invece il nero, vestiti neri, capelli neri, borchie, catene, croci e trucco. Volevano distinguersi in una società giudicata troppo conformista. Negli anni 2000 si manifesta una nuova tendenza che affascina molti ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Sono gli emo, che sta per emozione. Portano un ciuffo stirato di sbiego a coprire un occhio, jeans strettissimi su gambe come giunchi. Vagamente punk, qualche cresta che rispunta assieme all'occhio, pesantemente truccato. E poi ci siamo noi, vestiamo nei modi più diversi, non aderiamo a nessun gruppo in particolare. Ci piace indossare cose che fanno tendenza. Ci mettiamo collane, bracciali, orecchini, facciamo piercing, tatuaggi più o meno visibili e trasformiamo i nostri capelli continuamente. Questo tatuaggio ho deciso di farlo perché mi è piaciuto e l'ho fatto. Non vuol dire niente. C'è il significato? Sì, ce l'ha, però tipo donna, uomo, così. Qualcuno ti ha incavolato? Sì. Mia nonna, ma che ti sei fatto, punker? Sembri un punker. Un punker? Il piercing com'è, l'ho fatto? L'ho fatto perché mi è piaciuto e va di moda. Solo quello sai? Questo, questo qua, questo e questo. Questo l'ho fatto io da solo, questo mi ha fatto al negozio. Non ho uno stile, ogni volta cambio, mi piace cambiare moltissimo, insomma. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno sarebbe, da quando ero piccola, fare la modella. Però mi sa che non è possibile. Che prima non ho il corpo giusto, quindi... Ah, è un tatuaggio? Sì, ce n'ho due. Uno c'è iniziale di mia madre e un altro c'ho un sole e una luna con iniziale mio e di mia sorella. Mo se riesco a convincere mia madre me la fa un altro. Ma qua sei... come si dice? Qua sei segnato, cioè si vede. Non mi piace a me essere tanto. Ce l'ho io, so io che ce l'ho, però qua che lo vedono tutti, per me magari danno pure un giudizio sbagliato. Com'è il tuo look? Qual è il tuo stile? A me piacciono molto i vestiti eleganti, però non posso mettermeli tutti i giorni, quindi mi metto la maggior parte delle volte i pantaloni di jeans, però quelli scuri. Come ti chiami? Dennis Morales. Com'è il tuo look? Il mio look è... Io sono un tipo house. House vuol dire un ragazzo che si veste tutto stretto, vestiti di firmati,
volte smettono, alcuni smettono pure le spille. Io piaccio la musica techno. Nel vestire io penso che non devi guardare gli altri alla fine, cioè guardi gli altri ma devi scegliere te, capito? A me il trucco non mi piace in faccia, cioè se devo uscire di sera, che ne so, per farmi un po' più bella, per essere diversa dagli altri giorni, però a me il trucco non piace perché è come se mi sporca il viso, non mi fa sentire naturale, mi fa sentire un'altra persona, è come se ci avessi una maschera. A me non mi piace il look, come posso dire, quelle spillette, i cosi tipo, come si chiama, e rasature da coatto. Pulito, semplice, va bene, sei finto, guarda. Sì. I piercing in una moda, ma mi sono fatti perché mi piacevano, è logico, vedi uno di l'altro, mi piace, alla fine te lo fai, poi però ti stufi pure. Oggi mi sa che mi scalo, qua mi faccio più corti, mezzi rasati. Mi faccio la basetta fina e lunga però, e dietro non so se fammi un'attaccatura storta, oppure però mi faccio semplici, puliti. Poi davanti faccio il ciuffo, qua sotto i raso in modo che non c'ho la frangetta a mezzo, io alzo quelli solo. E dietro mi corcio e smoffo. Poi certo, dipende che sera te, se vai diabolica all'energy. War Cube è inutile che te fai chissà che, devi fare giusti i capelli, il pomeriggio magari ti puoi andare a fare una lampada, e là ti metti in jeans e una maglia. Gli emo mi piace proprio. I punk, i dark. Aussettini, i truzzi, sti ritardati qua, no, che quelli che. L'inutile proprio di inutile, basta.